Sette consecutive, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, incredibile. E sono sette. Avevo Pescara, voglio dire. Alla fine mi spiace per loro, ma Serie B vicina, vicina, ma. Che dire, una partita che ci si aspettava alla fine. Ci poteva stare. Finalmente una partita più o meno piuttosto tranquilla. 3-0. Diciamo, alla fine merita, perché ha avuto quelle due occasioni che ci abbiamo rischiato, ma va bene così, dai, alla fine. Guardiamo già avanti, direi. Guardiamo, c'è Inter-Lazio. Ci tengo molto con la partita. Ma prima volevo Gabigol, quando entra è sempre chi è? Pubblico e poi Gagliardini se mai si è confermato, ormai c'è una sicurezza, giocatore impressionante. Poi volevo sottolineare una buona prova di D'Ambrosio, la parte in gol comunque sta impegnando molto. Altre note positive, non so, non mi viene in mente niente di così particolare, alla fine ci si aspettava questo risultato, trova essere sempre così, nel senso con le partite diciamo semplici, non sempre a dire sì però l'Inter è l'Inter, però 7 vittorie consecutive, non l'avrei mai detto, sicuramente siamo sulla buona strada. Prossimo di campionato con la Juve, ho molta paura a Torino, ma prima pensiamo bene alla Coppa Italia contro la Lazio, sarà tosta, ho molta paura, però ragazzi, Coppa Italia è alla nostra portata, quindi almeno in semifinale possiamo arrivarci, se giochiamo in questo modo, la squadra è cambiata totalmente, si vede, per l'inizio stagione è un altro carattere, è un'altra fisicità. Insomma, niente male, insomma, mi sta piacendo, un po' più sicuro. Ogni tanto c'è qualche sbavatura, però molto meno di prima, quello si può dire, quindi già molto più soddisfacente, molto più soddisfacente. Quindi, ragazzi, 7 consecutive, capitava dal 2012, avevo letto all'epoca Stramaccioni, quindi prossima sarà con la Juve, quindi speriamo che no, insomma, vedremo, vedremo, vedremo. Quindi tutti sufficienti in pagella, diciamo. Niente da aggiungere, direi. Risultato che ci si aspettava, quindi ci può stare, ci può stare. Gio Mario ha anche fatto una buona partita, tutti confermati. Poi col Pescara, per carità, in casa, è il minimo, 3-0 è il minimo. Poi vabbè, senza aggiungere altro. Ragazzi, forza Inter. Avanti così, mi raccomando con la Lazio. Quando con la Lazio, molta paura, quindi non diamo tutto per scontato, che concentrati, vi voglio, ragazzi, adesso si prendono il primo da Zhang, che sborsa, non è che mi prendete il primo da Zhang, ho i soldi in più, fate un cazzo per le prossime partite, dovete, se no calci in culo, calci in culo, mi capitano cinese, festeggia, Zhang sarà felice. Che sborsa i soldi, per carità, ma i soldi da sborsarli quando raggiungiamo un buon risultato a fine campionato, a Palermo mio, magari una bella coppa. Niente, dico niente. Forza Inter, sì. Gabigol, 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 Gabigol.